Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buonasera, buonanotte, insomma, salve a tutti. Perdonatemi se non mi sono fatta viva per un po', ma diciamo che ci sono state delle cose un po' gravi che mi hanno portato lontano da YouTube e cioè praticamente è successo che ho fatto un incidente in macchina. Eravamo io e Christian e per fortuna non si sa come, noi non ci siamo fatti niente, ma ecco la macchina insomma si è distrutta e quindi nulla ragazzi, adesso sto andando un po' in giro a vedere auto, cose, robe varie e niente. Sai com'è, quando arrivi vicino ti senti a un passo dal fatto di crepare. Pensi in realtà quanto sia importante dare senso alle cose reali della vita, no? Non tanto le cose materiali quanto gli affetti e le cose che davvero ti rendono felice, che poi non sono, ecco appunto, scusate, ma non riesco a inquadrarmi. Ah, e scusate l'aspetto, i capelli, tutto, devo farmi la doccia, devo pulire casa, un disastro, perché poi questa settimana c'è stata anche, Shanti non è stata tanto bene, quindi insomma, un disastro, una settimana d'inferno. E nulla, praticamente ecco, sono qui e devo pulire casa perché non sono riuscita a fare niente durante la settimana, perché comunque sono stata comunque a lavoro e tutto quanto come sempre, più tutto il resto, e mi sta facendo malissimo il braccio. Io devo comprarmi una macchinetta più piccola, ragazze, non ce la posso fare con sta roba qua. È veramente una roba pazzesca, mi fa malissimo. Mi sto riprendendo? Sì. E quindi nulla ragazze, ecco, volevo tranquillizzarvi, non è successo niente di grave, perlomeno a noi persone. Riprenderò a fare video, speriamo adesso di riprendere un pochino di più. Ringrazio tantissimo comunque i nuovi iscritti e ringrazio anche comunque le persone che mi seguono da tanto perché sono quelle che diciamo sono più affezionate a me. E anch'io sono affezionata a loro, devo dire la verità, su YouTube ho trovato delle persone veramente, non lo so, mi fanno star bene, mi fa star bene persone, cioè per esempio alcune persone che mi lasciano dei commenti carinissimi, oppure altri YouTuber che comunque mi lasciano dei commenti, io posso vedere i loro video e mi fanno star bene, c'è poco da fare. Sono veramente contenta. Scusate, appunto, non fate caso ai miei capelli, ma c'ho su un impacco. Ma non mi andava di legarli. Tanto questa qua poi deve andare a lavare. E nulla, ragazze. Comunque, ora vi faccio vedere che cosa ho comprato da Acquasapone. Ieri sono andata a Acquasapone, ho comprato delle cose, diciamo, diverse. Quindi ve lo faccio vedere. Non credo siano delle novità, sinceramente, cioè magari esistono da una vita, io l'ho vista adesso, come sempre io arrivo tardi e sono in bagno, quindi siccome in cucina c'è Christian che sta un po' facendo disastri, ve le faccio vedere qui in bagno. Allora, questa è la spesa che ho fatto da Acquasapone, una spesa piccolina, come potete vedere. Allora, l'impresa, io vorrei riuscire a dirvi i prezzi. Però non so se sarò in grado. Ora vediamo. Allora, ho preso questo qua che mi ha entusiasmato particolarmente. Si chiama Dual Power Sgrassatore Ultra. Dual Power Professional, scusate, ma sono un po' ciecata. E dice al profumo di Marsiglia. Dov'è che l'ho letto? Ecco, quindi Marsiglia. E per forni, insomma, lo solito sgrassatore, no? Contro appunto tutto lo sporco incrostato, sbruciacchiato. E non l'ho ancora provato, giustamente l'ho comprato ieri, adesso devo pulire casa, quindi lo vorrò provare. Questo qua l'ho pagato 1,45 euro e insomma non l'ho pagato tantissimo, quindi sono contenta di ciò. Poi ho preso il pronto classico, questo qua, 2,25 euro per il legno,
E a me fa impazzire il profumo del pronto. Quindi, poi c'è una cosa, c'è un aneddoto che siccome io quando abitavo di sopra appunto da mia madre, non lo potevo mai utilizzare perché mia madre fa schifo il profumo del pronto, quindi tendevo sempre appunto a non usarlo perché a lei non piaceva. E adesso che sono a casa mia invece, adoro il profumo del pronto e vado e pulisco con quello. Quindi sono super felice di ciò. Poi ho preso. Aspettate, sto cercando il prezzo, ragazze. Questo qua per Christian, praticamente Neutro Roberts Men, come si chiama? Il bagno doccia. E questo qua è quello gigante, pagato 2 euro, ne ha presi due, adesso qua ve ne ho messo uno perché non c'entrava già tutta sta roba. E Linci sinceramente non lo so perché Cristian non è una persona che sta attenta al Linci, eh. Cerco sempre io di stare un pochettino, infatti ci sono i siliconi in fondo e pazienza, tanto ci si lava lui. A lui interessa soltanto il profumo delle cose, non so se anche ai vostri fidanzati non interessa nulla. Poi boh, non lo so, magari siamo noi fissate, troppo fissate, eh. Non lo so sinceramente. Poi ho preso questo qua, l'ultra dolce al cacao, buonissimo, cacao e cocco, 2,25 euro. Questi shampoo della Garnier Ultra Dolce sono veramente buoni. E qui anche l'inci non dovrebbe essere male, eh. Credo, magari poi mi mettete pausa e ve lo leggete. E quindi questo qua. Poi ho preso il Vernelle, questo qua alla rosa. Cioè, credo sia rosa e zenzero, sì, infatti, concentrato, morbidente concentrato, aspettate, eccolo qua. Mi è piaciuto tantissimo il profumo di questo Vernelle, perché io dovete sapere che ogni volta che praticamente devo comprare l'ammorbidente o, come si dice, o il detersivo per i panni annuso tipo 13 ore, e questo qua l'ho pagato, aspettate che controllo. Vernelle, l'ho pagato 1,25 euro. Poi ho preso il Garnier Skin Active, praticamente 4,95 euro. Eccolo qua. Questo struccante bifasico che voi agitate, eccolo, e diventa una roba unica. Sì, magari dovete agitarlo un pochino di più. Eccolo qua, è nuovo, quindi non so come sia. Voglio provarlo perché a me tutte le cose bifasiche mi danno fastidio agli occhi. Proviamo se questa non mi dà fastidio. Dice viso, occhi e labbra. Quindi speriamo bene. Speriamo bene. Poi ho preso questo qua dell'Airwick e la profumazione è. Dov'è che l'avevo letta? No, ragazzi, ho letto qualcosa tipo marino. Ecco, brezza oceanica. E speriamo sia buona. Queste qua sono le ricariche che mettete dentro appunto il, come si chiama, il profumatore Airwick, quello di plastica bianco. Io ho che praticamente puoi regolare ogni quanto spruzza la profumazione. E questo qua l'ho pagato un attimo solo, allora, eccolo, 4,80 euro. Poi ho comprato la cera depilatoria, questa qua, perché io ho il fornelletto, dovete sapere, dato che comunque mia zia fa l'estetista, mi ha procurato un fornelletto e quindi io mi compro la cera e mi faccio la cera. Questa qua è anche certificata ICEA, wow, non l'avevo vista, sono felice di ciò. È cera depilatoria, l'ho pagata 4 euro e. Oddio, e 95? No. 4 euro e 4. Porca miseria! Oh! Cazzarola, non vedo niente da lontano. 4,50 euro, poi non so neanche se ve l'avevo già detto, tra l'altro. Beh, che ce la fai. Eccola qua, della Natura Verde. E vedremo un po' com'è. Dice olio di melograno e di camelia. Poi l'ultima cosa che, Madonna, che rumore, che ho preso è questo panno della Vetex, credo si dica così, non lo so. Che ho visto 350 milioni di volte su YouTube, tutte lo pubblicizzano, speriamo sia un panno ottimo per pulire, perché io finora ho pulito sempre con
Sapete, no? Quando fate, non so se voi lo fate, io lo faccio. Quando avete delle lenzuola vecchie, lenzuola estive, le tagliate tutte a pezzi e ci fate gli stracci. Io faccio così. E quindi ho sempre pulito con quelli. Però ecco, un panno sinceramente mi serviva. E questo qua l'ho pagato 3,10 euro. Effettivamente costa un pochino, però vediamo se vale la pena. E niente, questa è tutta la mia spesa da acqua e sapone. Perdonatemi la location, la luce, tutto, ma è così.